guarda i lenzuoli con i messaggi antimafia portati dalle scuole di ogni parte d'Italia, il presidente Mattarella. Poi sale sul palco e alle centinaia di giovani che lo ascoltano ricorda come 30 anni fa l'agguato di Capaci lasciò l'Italia sgomenta e la storia della Repubblica sembrò fermarsi, annientata dal dolore e dalla paura. Accadde però quello che Cosa Nostra non aveva previsto, spiega ancora il capo dello Stato. Le istituzioni e l'opinione pubblica reagirono con fermezza. Falcone e Borsellino avevano dimostrato che la mafia si può sconfiggere, ma le loro visioni lucidamente profetiche non sempre furono comprese, anzi a volte vennero osteggiate anche dalla magistratura, che però col tempo ha saputo farne patrimonio comune e valorizzarle. Da queste drammatiche esperienze si dovrebbe trarre un importante insegnamento per il futuro: evitare di adottare le misure necessarie soltanto quando si presentano condizioni di emergenza. È compito delle istituzioni, di tutte le istituzioni, prevedere e agire per tempo. Maria Falcone ha voluto ricordare come questa città, che dopo le stragi era in ginocchio, oggi ha rialzato la testa, perché oltre alla battaglia giudiziaria in questi anni è stata combattuta anche una battaglia culturale. Noi abbiamo comunque una responsabilità, ovvero quella di venire qua e farci sentire e far capire che noi non siamo passivi a tutto quello che ci sta attorno. Falcone ci diceva che gli ideali non muoiono, quindi noi abbiamo il dovere di continuare a portare sulle nostre spalle e camminare con le nostre gambe seguendo quello che loro ci hanno insegnato. Vedo una bella mobilitazione delle scuole che li forma, tenendo presente quanto sia importante la storia, la geografia, la matematica, ma anche il senso del rispetto delle regole, che è la vera forza di una democrazia. Quindi guardiamo a loro, che è il nostro futuro, molti di loro saranno la classe dirigente, e qualche speranza la possiamo coltivare.